nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa celebrazione solenne per ricordare la figura del nostro beato Agostino Casotti, chiediamo perdono a Dio per tutte le mancanze che abbiamo commesso nella nostra vita, per le volte che, pur avendo questo grande esempio di vita santa, ci siamo comportati in modo diverso. Signore Gesù, luce divina che disperdi le tenebre del male, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo Gesù, sapienza divina che guidi i nostri passi sulla via della verità e della giustizia, abbi pietà di noi. Signore Gesù, misericordia divina che tendi la mano ad ogni peccatore, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore mio, Maria, mio Figlio e Padre, che ogni peccato del mondo ha dichiarato, che ogni peccato del mondo ha colto la nostra società, che sia la testa del Padre, ha dichiarato, perché tu solo santo, tu solo il Signore, tu solo preghiamo. O Dio, principio e fine di tutte le cose, che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamati a possedere il regno, fa che operando con le nostre forze a sottomettere la terra, non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e dall'egoismo, ma cerchiamo sempre ciò che è davanti a te, vale davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte ad un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Parola di Dio. Insieme ripetiamo: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore,
insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stata per noi un rifugio di generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra, impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Non dite menzogne l'uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Parola di Dio. Alleluia. Che di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia». Perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così», disse, «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Yeah.
Penso che alcuni di voi si trovano questa sera a celebrare l'Eucaristia insieme con noi per onorare il Beato Agostino Casotti, nostro Vescovo nel 1300. Altri forse, non sapendo di questa ricorrenza, si trovano per celebrare l'Eucaristia prefestiva, quella della Domenica. Uniamo le due cose e possiamo fare qualche riflessione. Certamente molti di voi conoscono già la vita e opere, i miracoli di Padre del Beato Agostino. Qui c'è anche un autore della storiografia, il suo Beato Agostino, Massimiliano. Ma ci sono vari autori. Don Nicolino Palumbo ha scritto una piccola biografia. Monsignor Ciambi, nel passato, è una delle più valide come notizie antiche e storiche. Tuttavia, a noi non interessa sapere la storia, fare un panegirico, non ne sarei capace di fare un panegirico su Beato Agostino. Rifarei qualche riflessione soltanto su alcuni aspetti della sua vita che ancora oggi hanno un valore per noi che celebriamo questa festività. Era un uomo nato da una famiglia nobile a Trau, nella Croazia, e venne presto invogliato a diventare padre dei frati domenicani, i padri predicatori. Visse la sua vita attraverso gli studi di teologia a Parigi, alla Sorbona, e lì completò gli studi di teologia, si preparò alla predicazione, perché i nostri padri domenicani principalmente hanno questo compito: l'evangelizzazione dei popoli, la predicazione al popolo, la catechesi. E il Beato Agostino aveva questo intento, ma divenne vescovo a Zagabria e lì operò con grande forza spirituale e morale, anche perché c'erano contrasti tra coloro che seguivano la fede della Chiesa Cattolica, del Papa, e altri che intendevano assoggettare la Chiesa agli interessi nazionali, agli interessi privati delle famiglie del tempo. Agostino rimase fedele al Papa e in un viaggio che fece ad Avignone, dove il Papa allora aveva la sua sede, dopo di un po' di tempo gli venne proibito di tornare a Zagabria e rimase ad Avignone per molti anni. Quando il re Roberto d'Anciò chiese a Papa Giovanni XXII di mandare nella nostra città un vescovo santo, un vescovo zelante, un vescovo che potesse riportare la pace cristiana in questa città che era stata dominata dai saraceni. Gli svevi avevano portato i saraceni, avevano emarginato i cristiani. Il Papa nominò il vescovo Agostino, da Zagabria lo trasferì a Lucera. Quello che interessa è che non è stato molto tempo a Lucera il Beato Agostino, perché 10 mesi soltanto di ministero ha avuto. Però le storie dicono che in questi 10 mesi operò talmente con la forza del Vangelo, con la forza della buona notizia, di portare a tranquillità, a riportare la pace nella città, e ha iniziato anche tante opere di carità, l'ospedale, le camarelle a fianco al centro di Sant'Anna per le bambine povere, ai muri delle città spinse il re d'Anciò a portare a termine la cinta delle città, e iniziò anche un edificio per il vescovo. Continuò ancora il suo ministero, ma il 3 di agosto del 1323
venne la morte improvvisa. Alcuni dicono che cadde in un agguato e morì con un colpo alla testa, forse di una sciabola, di una scimitarra. Questo è dubbio perché non si sa, il Beato Agostino aveva avuto già un altro incidente e può darsi che non è quella la causa della sua morte, perché altrimenti sarebbe stato proclamato martire della fede e avrebbe già acquistato il titolo della santità. Ciò che interessa, dicevo, è la caratteristica della nostra fede, pietà e devozione verso il Beato Agostino. Dal 1300 noi ancora oggi ricordiamo questo nostro vescovo. Vuol dire che veramente ha influito, ha portato nella nostra città una novità che riguarda la fede cristiana, una rinnovata crescita del cristianesimo degli uomini e delle donne di questa città, che potevano esercitare la loro fede senza soggezione ai saraceni. Questo ha dato alla città una grande forza e ha portato in tutti gli anni, in tutti i secoli, a portare avanti questa devozione e a essere ancora devoti e vicino al Beato Agostino, che diventa per noi un modello di vita, un modello di santità. Era un gigante fisicamente. Chi va nel Museo Diocesano può vedere il camice che portava il Beato Agostino. È un camice enorme, vuol dire che aveva un fisico slanciato, un fisico nobile, aveva una capacità eloquenziale molto forte che attirava gli uomini e le persone del tempo, aveva anche una grande carità e aveva una grande capacità di raccogliersi nella meditazione, nella preghiera come religioso, ma anche abbinava a questa sua capacità la capacità di operare, di costruire, di rendere la vita non soltanto pensando alla vita dello spirito, ma anche al bene del corpo delle persone. Però oggi abbiamo la celebrazione della domenica 18esima dell'anno. Abbiamo da riflettere su qualche parola che è stata annunziata nel Vangelo e nella prima lettura del libro del Coelet. Quante volte abbiamo sentito dire tutto è vanità? Nel passato c'era un canto popolare che diceva vanità delle vanità, alla morte che sarà tutto il mondo è vanità. E qualche volta noi siamo stati un po' consenzienti, abbiamo avuto praticamente la stessa intenzione dell'autore del Coelet, il quale vede la vita in modo molto pessimistico, non vede il positivo. Anche Gesù parla di una vanità delle cose di questo mondo, nel Vangelo, però con un esito diverso. L'esito del Coelet è che bisogna approfittare del tempo presente, bisogna approfittare delle piccole dei piccoli gioie che ci dà la vita, dei piaceri che ci può venire dalla famiglia, dai beni che possediamo, perché dopo con la morte, nell'Antico Testamento non c'era una visione dell'aldilà, con la morte tutto finisce, con la morte tutto svanisce, e allora è bene approfittarne quando uno è in vita, perché è dono di Dio. Gesù invece ci parla di una nuova realtà, cioè è vero che il mondo su cui noi viviamo, le cose che noi cerchiamo, se sono viste soltanto come punto essenziale della nostra vita, impegno principale su questa terra, sono una vanità, ci lasciano delusi, ci lasciano la bocca amara. Quando alla fine del mondo, alla fine della vita, non abbiamo nient'altro, perché non abbiamo accumulato i tesori in cielo, non abbiamo saputo
dice, quei tesori che non ci siamo arricchiti presso Dio. Allora c'è una visione ultraterrena. È vero che non bisogna disprezzare le cose del mondo, è vero che anche la sapienza e la scienza sono realtà positive, e anche i sacrifici che facciamo per star meglio, per possedere, per migliorare la nostra condizione umana, non sono negativi, sono positivi. Diventano negativi nel momento in cui noi guardiamo soltanto su questa terra, guardiamo nella dimensione, nell'ambito del nostro cammino terreno, non guardiamo al di là. E allora impariamo a costruire la nostra vita sì tenendo presenti i nostri bisogni, ma cercando di operare anche per la vita eterna. E questo avviene attraverso l'impegno che mettiamo non soltanto per noi ma anche per il nostro prossimo. Se il Signore ci dà la possibilità di ottenere dei beni, di avere delle capacità che ci producono dei benefici, dobbiamo non usarle soltanto per noi, sarebbe insensato, ma usarlo anche per il nostro prossimo, metterla a servizio dei più poveri, dei più deboli. Ecco, questo è l'insegnamento della parabola che Gesù ci dice, parlandoci di questo ricco stolto, il quale pensa che tutto è fatto quando potrà mettere nei suoi granai la raccolta favolosa che ha avuto in quell'anno. Stolto, dice Gesù, questa notte stessa verrà presa la tua vita, e quello che hai fatto di chi sarà? Ecco, se noi ci fermiamo a questa terra, tutto è perduto. Se noi operiamo anche per gli altri, quello che possediamo lo mettiamo anche a servizio degli altri, non abbiamo perduto niente, anzi abbiamo acquistato. Chi dà, riceve. Chi non dà, perde anche quello che ha. Credo in un solo Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose possibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, dovere da generato non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per gli uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto forma di carne, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo. Fratelli e sorelle, nell'impegno di tenere fisso lo sguardo sulle cose di lassù,
Affidiamo al Padre le fatiche della nostra vita quotidiana e le speranze circa la missione della Chiesa e il cammino dell'intera umanità. Preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Perché il popolo di Dio, con la guida del Papa e dei Vescovi, tenga viva la luce del Vangelo per essere segno di unità e strumento di promozione umana. Preghiamo. Perché nei rapporti familiari e nelle relazioni quotidiane non prevalga l'egoismo che divide e opprime, ma la solidarietà cristiana che unisce e salva. Preghiamo. Perché quanti sono duramente provati dalla malattia, dalla povertà e dall'emarginazione possano trovare nei cristiani comprensione, conforto e speranza. Preghiamo. Perché la luce della fede guidi sempre la nostra comunità nelle sue scelte e la forza dell'amore la sostenga in ogni difficoltà. Preghiamo. Perché con l'esempio del Beato Agostino anche noi possiamo testimoniare la fede con le parole e con la vita nel nostro tempo. Preghiamo. O Padre, principio e fine di tutte le cose, la Tua parola sia luce ai nostri passi e il Tuo Santo Spirito colmi i nostri cuori della Tua carità. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio ti è gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, anno di gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifico Dio i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita,
in unione alla vittima spirituale il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e incalzare a te l'inno di benedizione e di lode. Dio onnipotente ed eterno per Cristo Signore nostro. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe elette, regale sacerdozio, gente santa, popolo di ciò conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, oh Padre, che dalle tenebre ci ha chiamati a sospendore della luce, quella tua luce. Per questo mistero di salvezza, dite ai cori degli angeli, proclamiamo esultante la tua lode. Santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O Osanna in alto dei cieli, santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, pane della vita e il calice della salvezza. E rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al Santo Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli defunti, Maria e Antonio, Titina e Maria Antonietta, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono dati nella speranza della risurrezione. Chiede tutti che sia finita la tua clemenza, metti a vedere la luce del tuo popolo.
ti abbia misericordia, una ciglia per parte, terra, insieme con la Beata Maria Vergine, con San Giuseppe, Apostolo, i Santi, che non tempo la vita, Gesù, Cristo, per Emma. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua divina misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la maestà e la gloria di Dio. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: lascio la pace, do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace. Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, il popolo che hai nutrito con il pane del cielo e rendilo degno dell'eredità eterna per Cristo nostro Signore. E prima della benedizione ringraziamo Don Giovanni che ha concluso questo triduo e con la festa donandoci il dono della sua esperienza, della sua parola e soprattutto di questa amicizia e fraternità sacerdotale che ci lega. Approfitto per ricordare a tutti che la cattedrale resta aperta sempre in questo periodo di festa fino a mezzanotte la sera, ma l'avviso a cui non possiamo assolutamente mancare è questo: lunedì 5, subito dopo la messa, meglio alle 20, il tempo di prepararci, toglieremo la Madonna dalla nicchia per metterla sul trono. È bello partecipare tutti, perché dobbiamo pregare e dobbiamo accompagnare questo momento di devozione con la preghiera gli uni per gli altri. Quindi lunedì 5 alle ore 20 tutti ai piedi della Vergine Santa Maria, patrona nostra. Il Signore sia con voi. Per intercessione del Beato Agostino vi benedica il Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora per quelli che vogliono c'è l'imposizione del cappello del Beato Agostino in segno di protezione. Non è un fatto magico ma è un aspetto della nostra devozione al nostro Santo Beato. La messa è finita, andate in pace.
Aiutati.